questo. Pozzetta. Quello che la pozzetta amo ancoretta. Sì. Quello con l'ancoretta sotto e l'amo sopra con il sistema del nodo non nodo, giusto? Buongiorno a tutti amici di Fishing Evolution. Oggi mi trovo sugli scogli perché purtroppo balneazione non ci permette di andare in spiaggia almeno di giorno, e sono a pesca con Giuliano. L'anno scorso con Giuliano abbiamo fatto qualche tutorial su degli inneschi particolari per la pesca alle orate dalla scogliera, e questa giornata ne registriamo altre varianti che vi facciamo vedere, e partiamo subito da un innesco che ci fa vedere Giuliano. Dall'innesco con il quale sto ragazzo qua dietro ha appena tirato fuori l'orata che avete visto. Ce lo fai vedere? Andiamo. Dai, allora, tu. Oggi abbiamo utilizzato sulla stessa montatura, quindi sullo stesso finale, ancoretta e amo. Chiaramente questo lo possiamo fare sia con due ancorette sia con due ami. Ora, avendo quasi terminato le ancorette, ho voluto fare questa prova e mettere ancoretta e amo. Ora andiamo a vedere come possiamo realizzare questo terminale. Intanto andiamo a prendere un nylon dello 022-024, chiaramente questo poi lo andiamo a decidere noi. Prendiamo uno spezzone di 60 cm e andiamo a legare l'ancoretta facendo un nodino. Io mi trovo bene con il Palomar che non scivola sull'occhiello dell'ancoretta. Andiamo a tagliare l'eccedenza e l'ancoretta l'abbiamo fissata. Ora andremo a mettere l'amo. Anche qui la dimensione dell'amo è molto soggettiva. Possiamo andare tranquillamente su un amo dell'8 molto robusto. Importante che l'amo sia ad occhiello, e ora vi spiego il perché. Andiamo a passare il filo da dietro, lo facciamo scorrere fino in fondo. L'amo ora è libero, lo dobbiamo andare a fissare. Andiamo a metterlo vicino all'ancoretta, andiamo a fare un falso nodo, diciamo, andiamo a avvolgere intorno 5-7 volte, poi riprendiamo l'estremità e la facciamo ripassare da dietro verso in avanti. Così facendo, se proviamo a tirare il filo, vediamo che comunque l'amo si mette in questa posizione. Una volta arrivati a questo punto, andiamo a prendere una lunghezza di 40-50 cm e grazie al nostro loop tire andiamo a fare una solina. Io la faccio doppia in questo caso. Tagliamo l'eccedenza e serriamo. Abbiamo la solina pronta per andare a metterlo magari su una girella attacco rapido e intercambiare velocemente i braccioli. Ora passiamo all'innesco. Allora, qui ho preso qualche cozzetta, sia un piccolo grappolino, sia due cozzette singole. Ora, l'innesco lo possiamo andare a fare in questo modo. Prendiamo l'ancoretta, prendiamo una delle tre punte, prendiamo chiaramente la nostra gozza e la andiamo ad inserire qui, nel lato piatto, diciamo, bucandola e poi andando a tirare e fissarla. Si fissa da sola, non esce, e questo è l'innesco più classico, più semplice. Chiaramente, ecco, qui ora abbiamo ancoretta e amo, possiamo avere anche doppia ancoretta o doppio amo, insomma.
Per il doppio amo è un po' più difficile perché un amo va messo all'interno e quindi va aperta piano piano la cozza. Chiaramente questo è un innesco che va utilizzato in situazioni del tipo questa qui, ovvero con le canne che pescano dai 20 ai 40 metri, in modo che comunque un lancetto non vada poi a staccare la cozza in volo. Un'altra alternativa, visto che ho preso anche questo grappolino, è andare a fare lo stesso innesco, quindi andare a bucare la cozza più grande, in questo caso ce n'è una grande e tante piccoline. Ecco qui, l'innesco del grappolino fatto nello stesso modo. Chiaramente l'amo ora qui è libero e possiamo anche andare a coprire se vogliamo, insomma. Ci andiamo a mettere un'altra cozzetta oppure lo lasciamo libero, magari ecco, vicino alle altre cozzette, che dà sempre una sicurezza in più. Se vi piace mettete un vi piace, se non vi piace non ditelo a nessuno. Ciao ciao!